Ciao a tutti ragazzi, dopo qualche puntata prettamente di sistemazioni economiche siamo tornati in ballo, adesso la nostra economia va benissimo, 29, cioè prendiamo 25 al mese ragazzi, insomma non siamo messi male, la nostra religiosity è disastrosa, però piano piano i centri di riforma ci stanno convertendo tutto. Ho dato un privilegio al clero e mi ha dato 100 dei governi incapaci, quindi ragazzi un'altra settantina ce li abbiamo liberi e penso che sia arrivato il momento di attaccare la Danimarca, che c'ha solo territorio protestante, quindi non è male attaccarla, non è male. Lubeck inoltre mi potrà dare tranquillamente o la provincia, perché potrei anche prendere la provincia di Lubeck. Anzi, fammi vedere, è perché calcola che l'imperatore è Ansbach, ragazzi, quindi posso pure mettere un qualche ragazzo in co-belligeranza. Allora, diciamo, sì, prendo Schweiland, chiamo tutti, liberiamo il diplo che sta qui. Ci metto ovviamente la Polonia, perché quando sta in guerra c'è più 25 amicizia, quindi diciamo sarà meglio. Allora, c'è anche l'imperatore, ragazzi, ma l'imperatore è alleato di tutta mondezza, quindi mo ci freghiamo un po' di soldi, un po' di cose, paghiamo i buffi, insomma, tutto studiato. La nostra flotta gigantesca adesso va nello stretto. Voi ricordate quando era un casino combattere contro questi qua? Ecco, mo io comincio a fregarmi le navi del mio amico, quando ne voglia le navi le rubi tutte a bestia, calcola. Cioè, mo che ho troppe navi e che non riesco a pagare ste flotte, mo sto a rubare tutte le navi a raffia, guarda, altre due, hai visto? Cioè, dall'inizio ho fatto... Contro 6 navi ne ho rubate 3, 5 qua e una qua, ho rubato 3 navi. Quando all'inizio invece c'hai le pezze, no, non ce la fai. E inoltre voglio fare pure la guerra per sfruttare un altro po' il bonus del war repair, cioè delle cose di guerra, tasse di guerra gratis. Ok, intanto questi ragazzi del centro di riforma mi stanno facendo sognare. Ovviamente cerco di prendermi tutto quello che mi serve per fare la caduta della Danimarca. C'è una missione molto interessante qui, la caduta della Danimarca, che però prevede un po' di roba, quindi vediamo se la posso via senza il rischio della guerra mondiale. Vi ricordo che sto in relazione negativa con tutto. Mamma mia, sì. Così? Guarda, allora faccio... È così, ecco. Devo prendere solo Swellan. Mamma mia, sì. Ma com'è? Ma che? Sono uno state, posso via. E quanto è sviluppato? 29. Dicio, oddio, prendo province buone. Prendo province buone alla fine, non è che ne è pio. Però vuol dire che devo fare pure un'altra guerra dopo, vabbè. Comunque ho messo con belligerante Lubeck perché voglio pure Lubeck. Lubeck è un centro commerciale della Madonna. Quindi, insomma, lo prendo molto volentieri. Goldingen continua a fare Carthouse. Ragazzi, a sta pace non ti occupa lo slot edificio, quindi Carthouse ovunque, in ogni provincia. Costa, perché costa, ma insomma, facciamolo. E insomma, qui non ho il generale per qualche motivo misterioso, quindi questo torna a Scane e mentre ritorna indietro prende pure il generale. Ok, vediamo chi pio. No, prendiamo Bjorn Trolle. Ok, tiè. Oh, mo sì, qui mi manca almeno un tizio. Ok, questo che sta a fare? Probabilmente ha ammazzato qualche ribelle. E quindi il terzo generale che ho appena preso lo mettiamo qua. Tiè. Ok, quanti c'ho de... Ok, c'ho altri 2 slot diplomatici occupati, quindi penso che dobbiamo annettere la Scozia. E la Norvegia purtroppo ancora non posso, ma anche la Norvegia dobbiamo annettere, ragazzi, poi la cosa, devo diventare impero, l'unica cosa è devo diventare impero, quello sì che ti dà un bustino, fammi vedere, 787, non manca tanto, pensavo che stavamo messi peggio, quindi Dionne, Reval, dove sta? Ok, mo ci pensa sto ragazzo. Bene, questo l'ho convertito io. Blacking, vediamo dov'è il centro di riforma. Ok, non sta là, quindi usiamo questo qua. Non convertite col missionario quello che sta convertendo il centro di riforma, perché è sprecato, cioè... Ok, potevo intervenire prima, vediamo se la mia pigrizia mi ha portato un danno. No, ok, va benissimo. Ok, mo ovviamente ammazziamo il più possibile le navi danesi e poi quelle che rimangono le vendo. E anzi, fammi vedere... Ma guarda, quasi quasi costruisco qualche porto e alla fine me ne tengo quelle buone, ovviamente. Ok, qui mo devo finire prima la battaglia navale. Mamma mia,
3 navi rubate, tutte affondate. Ammazza, ammazza questo ragazzo come mena, ragazzi, mena proprio. E senti, qui qualcuno che ha persone c'è? No, ancora nessuno è stato occupato. Comunque abbiamo una quantità di, diciamo, di nazioni minori che sono intervenute in questa guerra clamorosa. Questo accade quando metti in cobelligeranza l'imperatore, certo, a parte quando l'imperatore è Gesù Cristo, perché là non sono nazioni minori che sono alleati dell'imperatore, però questi sono tutti gli alleati dell'imperatore. E un giorno dovrò anche bermi tutta la Pomerania e voglio vedere come farò. Però insomma, beh, in realtà non dovrebbe essere molto difficile se è Holstein l'imperatore, però insomma, un giorno tornerà a essere l'Austria l'imperatore e quel giorno saranno dolori. Qui si vola, qui si vola. Se mi beccassero Stoccolma, là è un bel po' di religiosi uniti risolta. Tanto qua pompiamo 10% di sconto alla tech militare. Io gli ammazzo tutti gli eserciti. Quando ammazzi gli eserciti, ricordati che ti prendi un po' di armi tradition oltre al prestigio. Vedi 0,5, 0,10 di prestigio. Quindi va sempre bene. Ansbach già si è arreso. Ansbach, se non erro, è l'imperatore. Io faccio Force Religion, perché è un'abilità dell'epoca. E mi sa che faccio pure un'altra rielezione in questo modo. Però se questo è l'imperatore, io voglio che sia questo. No, lo faccio Force Religion. Ok, faccio così e mi prendo un po' di prestigio. Ok, 5 di prestigio. È Ansbach l'imperatore, ho sbagliato? Sì. Perfetto, agli altri gli faccio Force Religion. Così faccio diventare tutti protestanti. Bene, qui ho ammazzato la gente. Insomma, sto procedendo veramente a cannone. Come vedete, mi si è liberato abbastanza da governi incapaci che addirittura ti propone di fare qualche full state, ma io mi farò gli affari miei. Ok. 20% di professionalismo, ragazzi, vi ricordo che c'è una riforma di governo che mi aumenta in automatico professionalismo, quindi è una riforma che secondo me è estremamente OP. Blacking, questa l'ho convertita io col missionaire. Non voglio mettere gli editti, ragazzi, perché sennò divento scemo, quindi aspetta, non so dove ho messo. Ok, perfetto, non dove stanno i centri di riforma. La Norvegia è tutta protestante, mo forse sta a convertire le isole, sì, eccolo qua, qua ce n'è uno, vediamo se pure qua sta a convertire, c'è un piccolo cristiano che predica, se fate caso, quindi la Norvegia si sta convertendo con la riforma, altrimenti se lo volete vedere andate qua. Ok, come vedete la Scozia si sta convertendo addirittura a due province contemporaneamente. No, non è vero, uno è la Scozia e uno è l'Olanda, ragazzi, c'hanno la stessa icona, quindi l'Olanda si sta convertendo praticamente tutta la zona olandese al protestantesimo. Quindi si urla, ragazzi, meglio di così che voi di più. Ok, finalmente gli sto un paro col prestigio. Vabbè, queste non so più worth, fammo altri shipyard per aumentare il numero di navi che posso avere. Ok, tiè. Quindi mo appena prendo l'Holstein, occupo Lubeck. Fammi vedere chi altro sto in guerra qua in zona. Oh, là c'è Oldenburg, perfetto. Questo quindi va da Oldenburg. Ho ammazzato l'esercito di Lubeck. Vabbè, ma questi un po' non fa niente, ragazzi. Stanno impicciati, guarda qua come stanno messi. Gli ottomani sono belli grossi, ragazzi. È morto quello dell'Austria. Voglio vedere come funziona. Augusto Asburgo c'ha 64 anni, quindi probabilmente muore, però purtroppo sto dietro la Polonia. Sto dietro la Polonia, dovrei mettere un diplorep. Ragazzi, metto questo. Lo metto in diplorep perché devo andare avanti alla Polonia. Se muore l'Asburgo e ricomincia l'Austria, faccio qua la missione. Quindi ci proviamo. 10% di production efficiency perché c'è la crisi del sale. Ok, posso fare una tecnologia, la tech amministrativa, non la farò adesso. Mo, il resto, i soldi sono tutti per scopi superiori, ragazzi. Quindi dobbiamo fare sia il colonialismo che ripagare il prestito dei burger. Che poi, ma quanto stanno influenti i burger al momento? Mi sa una cifra. È 94%, mazzo.
Levarci questi privilegi, fammi i botti quando chiedevo l'assolutismo, ragazzi, là si sogna, eh. Ho preso il Diplo Rap perché l'elezione del re di Polonia dipende da quello. No, 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 me devo tenere i soldi. Ok. Mainz dov'è? Mainz ha perso. Mainz diventa ortodosso. Sì, ortodosso protestante. Me dai i soldi. E poi fai qualcosa. Tiè. Più 3. Quindi alla prossima epoca già prendo un bonus per aver convertito forzatamente una nazione, ragazzi, ricordiamoci di questi bonusini. Ho vinto l'assedio di Oldenburg, quindi eccone un altro che diventa protestante. Oh, ho perso il diplomatico, c'avevo il quarto diplomatico che era inerente a una missione che durava 25 anni, quindi mo è finito il diplomatico. Ho fatto l'ultimo viaggio verso il Mainz e poi basta, ci ho ripensato. Donegal. Donegal, mo ce va questo ragazzo, già pronto. Hagernausch. Mulhouse ha perso. Insomma, li stiamo buttando giù tutti. Rovaniemi. Ok, tra un anno devo fare la tech amministrativa. Ma converti i tuoi. Ok. Ottimo. 2 giorni. Ok, eccolo qui. Mulhouse lo convertiamo a bomba. Force Religion, me dai soldi e annulli roba a caso. Ok, quindi 10 di prestigio, rifarmo pure il prestigio, raga. Ma appena ritorno indietro devo buttare fuori pure Mainz, Oldenburg. No, Mainz già ho buttato fuori, mo c'è Oldenburg. Force Religion, più gente protestante c'è, ovviamente meglio, non penso se ve lo devo spiegare. Se stai a progettare la guerra dei protestanti, più protestanti ci stanno, più è facile la guerra dei protestanti. Quindi adesso al momento, sì, non sembrano tanti, ma ricordatevi che c'è stato un botto di monoprovincia. Tu se li converti tutti, fai i botti. Io mo proprio aspetto, faccio tutti questi, li faccio proprio tutti, li becco tutti, perdo tempo, ma li converto tutti, senza vergogna. Ricordiamoci, 3,28, mo che scatta l'anno lo faccio perché dopo diciamo mamma mia. Ah sì, ma perché quanto la sto pagando? 8,30, beh, assai, è assai considerando che poi devo fare un gruppo di idee amministrative. Quindi, forse devo prendere i prestiti per far colonialismo. Breisgau. Breisgau ci pensa, l'ammazzatore dei ribelli, e già sta qua. Lubeck, mo gli ammazzo la flotta. Molto bene, 4 navi catturate. Ah, raga, questo è. Ah, c'ho l'ammiraglio pirata, ecco com'è. Cioè, dove sta il motivo? Allora, via Lubeck. Lubeck lo pio io. Questo proprio in. L'ho messo in co-belligeranza, ragazzi. Voglio questa provincia, è una provincia della Madonna, vi ricordo. Allora, non sembra, però c'ha Natural Harbor. C'ha il mercato, è il centro del nodo, insomma, attenzione, non ho attivato nessun modificatore purtroppo, però ho fatto qualcosa, ho fatto una missione. E che missione è? Costruisci 3 post, 5 di mercantilismo, 10 di realtà con i borghesi? Ragazzi, 5 di realtà con i borghesi, così a cash. Qui che devo fare? Qua, tutte manifatture, workshop, Madonna Santa, comunque 5 di professione, cioè le cose, là. 5 di mercantilismo a bomba. 3 lightship. Ah, qua ti danno l'explorer, colono. Ah, perché qua c'è poi un ramo coloniale della Svezia, ragazzi. Che non è per niente facile. Mi sa che se stanno a bere tutti in Brandenburgo, raga. Non riesco a convertire. No, 95%. Dammi solo la war reparation, tiè. Mo' che torno a diplomatico mi faccio da un po' dei soldi. Ok, Brandenburgo l'ho buttato fuori. Mo' chi manca? Mancano sti due, che sono due nazioni diverse in realtà. Quindi questo lo rimettiamo a Swayland. Unconditional surrender da parte della Danimarca. Io l'aspetto perché voglio appunto prendermi anche altre due conversioni. Lubeck non l'ho fatto, è solo un pollo. Mo' lo facciamo subito. Ok, il clero urla con tutto che c'ha tutti i privilegi attivi, quindi qua gli posso togliere tutto, faccio come mi pare. 35 al mese.
Allora, Lübeck non mi piace il forte a Lübeck, infatti lo tolgo. Però se lo faccio a Holstein, ecco, Dithmarschen è il top. Dithmarschen c'ha la palude che è come se stai attaccando in collina. Quindi là, insomma, sappiamo cosa fare. Vongo il territorio indietro, ma io gli dico di no, vattene a cagare. Però purtroppo prendi dei malus con le relazioni con tutto l'impero, quindi non devo arrivare al punto di fare la coalizione. E poi, raga, qui appena finisce questa tregua, gli famo un casino a questi, Dicembre. Allora, mo, mese prossimo prendo i prestiti, cioè pago l'ultimo prestito dei burger, rifaccio il prestito dei burger. Che, insomma, è la prassi, ragazzi. Quindi, pago l'ultimo prestito dei burger. Riprendo il prestito dei burger. Dove sta? Forest Expansion. Abbassa il costo di sviluppo delle foreste e woods del 10%. Cioè, anzi, in foresta 15 e woods, vabbè, quindi selve, come vogliamo chiamare. Insomma, c'è stato un tipo, mazza, vedi, se va a controllare c'è sempre qualcosa in più. Vabbè, in debt with the burgers. Quindi abbiamo preso 2k tutti insieme, con 1600 pago il colonialismo. E con questo posso fare la innovativeness, ragazzi, sto a 80 innovativeness, vorrei farvi notare questa cosa. Military Technology, aspettiamo che diventa rossa. Tech Diplo per recuperare, in realtà stiamo avanti col tempo, a parte col fatto che insomma c'avevo questo problemino qua. E mo qua devo fare la Tech Amministrativa. La Tech Amministrativa mi darà 25% dei governi incapacity e se li paga da sola col Core Creation Cost, sconto alla Tech Amministrativa, ragazzi, questo lo devo fare per forza. E poi ci vorrà una roba diplomatica, ma questa non posso tirarmi indietro. Quindi sto ben 18 anni avanti, ho il focus sui punti amministrativi, non l'ho mai tolto. Io mo qua comincio a fare solo questi. Quindi abbiamo abbassato costo della stabilità, abbiamo pure preso un assolutismo all'anno. Mo cominciamo a pompare le amministrative, che se non le conoscete sono una dei più forti. Sconto ai mercenari, questo non è buono. 25 sconto ai core, questo è buono. 15 sconto al mantenimento dei mercenari, 0,5 interessi all'anno, ovviamente non sui prezzi dei burgers, 25% mercenary manpower, un possible advisor, 10 sconto alla tecnologia amministrativa, 25 dei governi incapaci di modifier, quindi là fai come te pare, proprio. Quindi qua, con 20 colact, prendi uno delle forze al missionario, non voglio la tolleranza degli eretici, mezzo di tolleranza, cioè anzi mezzo di cosa del missionario, ragazzi, sto a prendere dei bonus assurdi qua. Quindi 6 mesi per potenziare, ottimo, 6 mesi. La flotta ho lasciata là, e ragazzi devo solo aspettare, ecco qui sto a finito, Habsburg diventerà Force Religion. Faccio proprio abbandonare tutti il Papa, tiè. 22 di prestigio comunque tutto sto giochetto, eh. Cioè fuori fa sta cosa, stavo a meno 6, sono passato a 22, cioè per dire, eh. Military Technology, aspettiamo l'anno prossimo, non vedo il motivo di farlo, mo che arriviamo al massimo, famo generali a stecca e pompiamo il professionalismo. Raga, qua non si gioca, non si scherza, non si scherza da nessuna parte qua. Ogni momento è utile, ogni punto che accumuli serve a qualcosa. Savolax convertito, c'ho il vizio, visto che stavo già a guardare, mo devo mettere un 3 company, mi è rimasto proprio nel cervello. Viborg. Ok, mi stanno a convertire Stoccolma con il coso, con il centro di riforma, quindi buono. Posso diventare difensore della fede protestante. Ragazzi, nessuno attacca i protestanti perché stanno tutti in Germania. Quindi questo è gratis. Quindi prendiamo un missionario, 5 mori degli eserciti, 5 mori delle navi, meno 003 di war exhaustion, un prestigio all'anno, 10% di accumulo dei punti dei protestanti e 20% di costo scontato del missionario. Quindi facciamo il secondo coso. Bene. Oh, stiamo a volare. Adesso stiamo a volare. Quanto soldi sto a fare? 32 al mese. Lussemburgo, praticamente qua tutta sta zona della Borgogna, workshop. È morto quello d'Asburgo? No, Augusto d'Asburgo è invincibile. Ho quasi superato la Polonia. Forse la speranza è ancora viva, ma non è, ma insomma, non è banale che ci riesco.
Qua 2000 dei prestiti, come faccio dai soldi da qualche alleato? Qui hanno ucciso i ribelli, ma ci ha pensato la Boemia, meno male. Oh, qui io sfrutto questi qua. Inoltre, qui a Novgorod, tanto se va su, guarda, mi conviene cominciarlo a mettere qua. Collect from trade, Novgorod, tanto pure se far giro di qua, ragazzi, torna sempre qui nel nodo finale. Quindi vediamo quanto faccio adesso. 31, vediamo mo che arriva quello là. Ho perso uno. Però mo se mi faccio dai soldi dalla Olanda, in realtà andrebbe sopra. Piano piano ragazzi, intanto già sto imparo. Mo lo tengo così perché tanto è qua che devo prendere i soldi. Mo che mi allargo qua in Inghilterra, a proposito, quelli che mi possono dare commercio sono Galles, Northumbria, la Scozia no. Ok. Un'abilità, vabbè, ormai tanto l'epoca è finita, ragazzi. Quindi facciamo l'editto di abbassa l'unrest, che non l'ho mai usato da quando ho comprato il gioco. 1000 ducati, perché? Perché praticamente durante la guerra di liberazione... Ok, praticamente la corona ha fatto grossi debiti con la Lega Anzeati e Gustav Vasa, che servivano soldi per placare i mercanti, va bene. Praticamente ci siamo fregati tutti i calici del regno per ripagare sti prestiti, sti burri, sti cosi, è un casino, eh. Quindi io prendo uno del National Arrest fino al 18, 5 anni, vabbè, intanto ho fatto 1000 però. Ragazzi, 1000, così cash? Ma qualche manifattura interessante se può fa. Qui in realtà purtroppo... ecco, Scaraborg, che cos'è qui? Tecnologia 15, no niente, qua devo fare per forza questo. Sembra assurdo quello che sto a fare, ma c'è una missione che queste quattro province devono essere... Mi sa che ne era Scaraborg. Cancella, quale cazzo sono queste province? Ecco, infatti, attenzione. Berslagen. Ok, no, è tutto ferro. Quindi, quando è? 11. Che è la prossima. No, tra due. Vabbè, allora, questi soldi mi tengo. Pago un paro di prestiti. E sti soldi qua diventano... No, questo non ci diventa. Penso che il mercato ce l'abbia. Ok. Qui non c'è il mercato, Reval. Scusami, no. Ma manca la Novgorod. Ok. Qui c'è ancora il coso, il missionaire. Quindi io qui ci metto il trade. Ok. L'Austria è tornato a essere coso, purtroppo. È tornato a essere l'imperatore. Quindi diciamo alla fine Svezia contro Austria. Lo vediamo, ragazzi. Non mi sta a capitare la partita fortunatissima. Oddio, nei momenti giusti è stata fortunata, non posso dire di no. Tavastland è stato convertito, Viborg è stato convertito, che okay, fammi vedere il prossimo. Senti, ma se lo metto in ordine dei Religious Unity, Lille 4,5, porca puttana, vai a fare Lille, oh, ok. Ma mi sapevo dovevo fare fin dall'inizio sta stupidaggine. Dionne, vai, tutti là. Stoccolma, ma non lo puoi fare. Ok, non puoi mettere il missionario a convertire una cosa su cui già c'è il centro di riforma che sta a lavorare. Non era così nel passato, siccome diciamo io non sto sempre a giocare con i protestanti, non me lo ricordavo, ragazzi. Però adesso non vi potete confondere, quindi convertite quello che vi pare, tanto vi impedisce di convertire un posto se è già convertito dal centro di riforma. Quindi potete fare come vi pare a voi. Sta a 106 giorni, ce la facciamo, eh? Sì, ce la facciamo. Ce la facciamo. Qui però le tre leghe perdono, eh? Se io ti posso convertire, lo faccio già adesso. Niente.
Che poi tra tutte queste Warrior Variation stavo pure a prendere un po' dei soldi di Warrior Variation. 4 e 6, cioè putteria. E poi, vabbè, insomma, qua che fai? Un altro po' di prestigino nuovi. Mo che finisco qua, prendo il massimo, La Lituania ci sta a mettere 30 anni a far sta serio. Niente. Niente. È morto quello Asburgo, io ogni tanto li controllo. Niente, 66 anni, ragazzi. Dicembre. Quindi manca poco. Oh, questi usano per fare qualche buffo. Gennaio, ok, quindi l'innovativeness. Posso cambiare il cannone. Mettiamo quello che c'ha più fire. Posso pure cambiare il cavallo, che tanto non c'ho. E a posto. Stiamo praticamente a 100 di innovativeness, raga. Quindi si sogna. E vabbè, se quello ha finito. Ah, attenzione. Tre leghe. Bene. Chi è? Quindi prendo 4 e mezzo di prestigio. E mo finalmente posso mandare via la Danimarca da sta situazione. Chi arriva? Nessuno. Quindi non mi interessa. Dammi più soldi. Dammi la War Reparation. Non voglio fare una coalizione. Quindi ci prendiamo solo Copenaghen e la zona intorno. Questo credo che stia già in full state, quindi fai così. C'è un forte su Copenaghen. Lo lascio perché così mi abbassa la devastation e non torno troppo indietro di prosperità. Ok? Quindi va bene così. Copenaghen, non c'ho i punti amministrativi. Non c'ho i punti amministrativi che costava Gesù Cristo. Quindi qui 99 Ducati perché c'è la lana di alta qualità. Pskov. Pskov mo ci pensa a questo. Già pronto. Mo raga, tocca all'Inghilterra, Siamo sempre all'opera. Non vi preoccupate, non ci si annoia mai su Dinamo Viola. Oh, io ogni tanto li controllo. Secondo me questo muore e l'Austria ricomincia. Non sono mai entrato così in dettaglio in queste cose. Ma insomma, chi so ste Dunavi in più. Beh, ci stanno Dunavi in più. Ok. Solo dici te. Lubeck, ci stanno i cosi. I ribelli che me se mangiano a Lubeck. Ok, senti, sto un attimo in pace. Questi li mettiamo a fare proprio trade nell'English Channel. Qui c'ho tre navi, anzi una nave pesante in più. E c'ho pure tre cog. Ok? Quindi io qua separo la nave pesante, prendo questo e vi vendo la nave. A voi? No. I trasporti di voi? Manco. Questo non c'ha l'accesso al mare. Sell ship 20, beh insomma 20 mi sembra un po' un assurdo. Hamburgo invece che dice? Sell ship non vuole. Ok, ti è? 30, 30 è poco. Prima mi davi di più, mo mi sono abituato. Sell ship 0. 0. Est Frisia, non so se l'ho già fatto, in realtà 20. Utrecht. Ups. Sell ship 0. Niente. All'Inghilterra mi sembra un po' esagerato. La Polonia. La Polonia. 60 euro per le navi. Per la nave pesante. Quindi non si butta. E non so se posso vendere le navi al mio subject. Mi sa di sì. Scusami, ma allora perché ho fatto 10? Allora guarda, Ma qua proprio barbone. Qua proprio barbone. Vendo una nave per volta a tutti i miei subject. Per proprio prendere il massimo che sono 10. Proprio barbone, proprio barbone. Lille è stato convertito. Che era dove avevo fatto spawnare il colonialismo. Ora c'è pure Dione. Oh, comunque è arrivato il momento di annettere la Scozia. Dov'è? E qua mi sa che mi tocca togliere sto diplomatico da qua, per forza. Quindi da qui, poi mettiamo a riga, che non è male. Ottimo,
Poi che ritorna il diplomatico, vendono altre navi alla Scozia. Poi ritornano a me se ne cancellano. Cioè, qui qua sto proprio a fare. Ragazzi, oh, ecco il MES. Questo è il MES. Fa i soldi da nulla. Ecco qui. Raga, ecco qua, il modo definitivo per fare soldi. No, ti posso dare i soldi, polacchia. C'ho una lira. Ok, sell ship. Altri 10. Se questi incancellano le navi, quanto mi ammazzo da ride, calcola. Se non li cancellano, mi ritornano a me. Sell ship. Allora, ricordiamoci che l'Olanda dopo il 1650 devo annetterla, perché sennò mi riparte l'indipendenza per i Paesi Bassi. E io non voglio che diventino indipendenti, quindi qui ho fatto i soldi massimi con gli scarti degli scarti degli scarti. E mi serve soltanto fare questa 20, mamma mia, 23%, 23% è un botto. Veramente un botto. Avevo l'Austria, è finita in questo momento inquietante, quindi non so se in qualche modo c'ero entrato in contemporanea qua. Vabbè, comunque l'integrazione della Scozia è cominciata, quindi mi si libererà uno slot diplomatico. Facciamo una reconquest clamorosa. Questi due vassalli li ho liberati apposta per fare reconquest su, diciamo, mezzo pianeta. Quindi andiamo. Andiamo a prendere però il nostro... Dov'è il nostro esercito? Ok, questi hanno deciso di tornare da un'altra parte. Ok, anzi vieni qui che faccio prima a prendere che navi. Chi posso chiamare? Posso chiamare... Vabbè, a Polonia no, dai. A Polonia, ma c'è la 100 de trust? Ok, mo aumento la trust al massimo, così se muore questo, insomma, poi divento io il massello della situazione. 9% c'ho. Ma come 9% di che mese aumenta? Mamma mia! Qui insomma c'è la gente, eh. Ok, mo sali sulla nave. Vieni di qua. Ti ammazziamo pure la flotta all'Inghilterra. E che faccio? Li dico con i borghesi. Escono un botto dei ribelli. Oppure do un po' di soldi ai borghesi e diventano assai leali. Va bene così. Va bene così. Una gendona. Stoccolma. No, questo mi pare un po' uno spreco. Un posto deve essere sviluppato in manpower, oppure Elfborg in punti diplomatici. Ok, Elfborg va bene questo, quindi qui facciamo local development proprio per risparmiare al massimo. E altri 300, posso pagare un buffo. Ragazzi, mi rimane solo un debito, ci siamo quasi. Va bene, io con questo ragazzi vi saluto, la nostra economia sta volando, io penso che il prossimo grosso obiettivo che possiamo fare è portare la miniera del Falun a livello 3, che insomma non è male come idea. Io con questo vi saluto e alla prossima!